Guardate questa, ragazzi! È una scatola fatina, con dei pois colorati su ogni lato e queste meravigliose ali da fatina! Ci sono anche delle bellissime antenne! Queste sembrano le luci del giardino delle favole! L'apriamo e vediamo cosa c'è dentro? D'accordo! Vediamo! Oh, guardate, ragazzi! Che colori stupendi! Direi che sembra proprio una lanterna fatina! Guardate le ali e le luci colorate e anche queste piccole antenne! Che ne dici, Pendy? È bellissima, vero? Aha! Ma che cosa serve? È una bella domanda! Non lo so! Per ora! Ma di certo Gattina Fatina lo sa! Lei sa ogni cosa sulle fate! Perché anche lei è una fata! Allora vi va di venire nella casa delle bambole e mostrarla a Gattina Fatina? Benvenuti, amici! Ciao, Gattina Fatina! Ciao, Lulilù! Ciao! Oh, che cos'è quella cosa luminosa? Non lo sappiamo! Speravamo ce lo dicesse Gattina Fatina! Per tutti i gigli salterini, quella lì è una lanterna mosca fatata! Appaiono solo quando una mosca fatata decide di vivere nel tuo giardino! Fantastico! Ma cos'è una mosca fatata? Le mosche fatate sono un tipo molto speciale di fate! Sono davvero molto piccole e si illuminano come fanno le lucciole! Infatti illuminarsi è la cosa che amano di più! Una piccola mosca fatata viene a vivere nel nostro giardino! Non vedo l'ora di conoscerla! Dove vivrà esattamente? A questo serve la lanterna mosca fatata! Ci aiuterà a trovarle una nuova casa! E come funziona? Non appena la lanterna si avvicina alla nuova casa della mosca fatata, inizia a illuminarsi sempre di più! Invece, quando si allontana, la luce si fa sempre più debole! Ci aiutate a trovare la casa della mosca fatata? Grandioso! Iniziamo a cercare! Proviamo da questa parte? O da quest'altra? Sì, da questa parte! Che emozione! Guardate! È molto luminosa! La casa della mosca fatata deve essere qui da qualche parte! Forse dobbiamo oltrepassare queste piante! Vediamo cosa c'è! Wow! L'ho trovata! Stiamo per vedere una casa fatata! Andiamo! Dov'è la mosca fatata? Le mosche fatate escono dopo il tramonto e solo se ci sono dei veri amici fatati che le accolgono. Com'è un vero amico fatato? Un vero amico fatato è qualcuno che è altruista, gentile e ospitale. Voglio esserlo! Anch'io! Adoriamo essere altruisti. E gentili. E ospitali. Sì! Dobbiamo fare in modo che la mosca lo sappia. Iniziamo con l'essere altruisti. Come possiamo farle capire che siamo altruisti? Ehi! Mi sembra che in questa casa manchi un letto! Magari potremmo farne uno! Mi sembra un'idea meravigliosa! E io conosco un gatto Gabby che sa fare ogni cosa! Baby Scatola! Ditemi, qual è la vostra emergenza? Una mosca fatata sta venendo a vivere nel giardino e questa è la sua nuova casa! Le servirà un letto per dormire! Ci puoi aiutare a costruirlo? Per tutti gli scovolini! Sì che posso costruire un letto fatato! Speravamo davvero che lo dicessi! Dobbiamo soltanto raccogliere dei piccolissimi oggetti per costruirlo! Quindi dovrete diventare piccolissimi per trovarli! Wow! Siamo piccolissimi! La misura giusta per trovare ciò che serve! Forza, andiamo! Molto bene! La prima cosa da cercare è marrone rotonda e credo che indossi una corona. Cerchiamo! Vedete qualcosa che è marrone e rotonda e che indossa una corona? La ghianda! Visto! Ha una piccola corona! Ottimo lavoro! La prossima cosa che ci serve fa rima con boia, soia e sfoglia. Cerchiamo! Vedete qualcosa che faccia rima con boia, soia e sfoglia? La foglia! Foglia fa rima con boia! Indovinato! Ora, l'ultima cosa che ci serve è molto bella e anche tanto profumata. Mi chiedo cosa possa essere. Vedete qualcosa di molto bello e profumato?
I fiori! Che ve ne pare? Davvero adorabile! Adesso portiamo tutto nella casa della mosca fatata e facciamo il letto! Avete quello che vi serve? Certo che sì! Ecco a te, baby scatola! Grazie! Sì! È ora di mettersi all'opera! Ta-da! Un letto fatato pronto per dormire e sognare! Wow! È una creazione davvero meravigliosa! Spero che alla mosca fatata piaccia. Oh, sono sicura che lo adorerà. Grazie mille per l'aiuto, baby scatola. Potete sempre contare su di me. Con il letto abbiamo dimostrato di essere altruisti e adesso... I veri amici fatati sono anche gentili. Dobbiamo dimostrare che siamo gentili. Credo di essere un po' affamato. Direi che è un'ottima idea. Davvero? Sì. Possiamo dimostrarle che siamo molto gentili preparandole degli spuntini. Adoro ogni cosa che riguarda gli spuntini. E noi conosciamo il gatto Gabby che può aiutarci a preparare uno spuntino delizioso. Dolcetto! Ciao Gabby, come va? Puoi venire nel giardino delle favole? Ci serve aiuto per preparare uno spuntino speciale. Dolcetto sta arrivando! Ciao gattina Fatina. Ciao Lulilu. Dove sono Gabby e Pandy? Siamo qui! Oh, siete piccolissimi, mi viene voglia di mangiarvi. Perché c'è una mini mini mosca fatata che verrà a vivere in questa casa stasera. Una mosca fatata? Sì, e speravamo ci aiutassi a preparare qualcosa di speciale che piaccia alle mosche fatate. So esattamente che ci vuole. Che ne dite? Di una torta di fragole di fata? Sembra davvero speciale. È deliziosa. Volevo provare la ricetta da un po', ma... c'è solo un piccolo problema. Quale problema? Non so proprio dove trovare le fragole di fata. Io so dove crescono le fragole di fata! Davvero? Puoi mostrarcelo, Lulilu? Ma certo! Seguitemi! Aspetta, un momento! Non possiamo volare, Lulilu! Non abbiamo le ali! Niente che non si possa risolvere con un po' di magia del giardino! Wow! Yuhu! Abbiamo le ali! Meraviglioso! Facci strada, Lulilu! Qui! Benvenuti al fruttetto fatato! Qui! È così magico! Sì! E questo è l'unico posto dove crescono le fragole di fata! Le fragole di fata sono fatte così! Adoro i colori arcobaleno! Forza, cerchiamole! Ditemi se vedete delle luccicanti e coloratissime fragole di fata! Le avete trovate! Va bene, mi tuffo e le raccolgo! Le ho prese! Portiamole subito a Dolcetto, così può prepararle! Bentornati! Avete trovato le fragole di fata? Certo che sì! Fior favoloso! Ora dobbiamo solo metterle nel forno. E si cuoceranno in un batter d'occhio! Oh! Molto bene! Panna montata! In arrivo! Ta-da! Credo che manchi ancora qualcosa. Vedete che cosa manca? Zuccherini! Zuccherini per tutti! Adesso è pronta! Va bene, ragazzi, c'è ancora un'ultima cosa da fare. L'ultima parte per essere un vero amico fatato è dimostrare che si è anche molto ospitali. Ospitali? Come possiamo fare? Serve qualcosa di speciale per dimostrare alla mosca fatata che siamo felici che lei sia qui. Alle mosche fatate piace illuminarsi, vero? Lo adorano!
Cantiamole una canzone speciale di benvenuto. Così quando arriverà, vedrà la luce e saprà quanto siamo felici che lei sia qui. Che ne dite? Credo che sia l'idea migliore di tutta la giornata. E per cantare Illuminare conosco il gatto Gabby che può mostrarci come fare. DJ Catnip! DJ Catnip sta arrivando da voi con le luci! Ciao DJ! Wow! Piccolo Pandy! Piccola Gabby! Che cosa succede? Una mini mosca patata stasera si trasferisce nel giardino e vogliamo che si senta la benvenuta con una canzone speciale! Facciamolo! Prendete tutti un bastoncino luminoso! Wow! È molto pesante! Aspetta! Ah, molto meglio! Ora, che facciamo con questi DJ? Ora creeremo una bella canzone per un ciao luminoso! Forza, diamo un bel benvenuto alla nostra nuova amica! Siamo qui e ti aspettiamo! Abbiamo i bastoncini e cantiamo! Se vieni qui sorriderai! Saluti luminosi! Troverai! Diamo il nostro saluto! Ciao! Ciao luminoso! Ciao luminoso! Siamo qui, ti aspettiamo! Guardate, lassù! È la mosca fatata! Wow! Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a te, io sono Gabby. E io sono Pandy. E loro sono DJ. Hey! Gattina Fatina. Ciao! E lui ciao! È lui. Piacere di conoscervi. Io mi chiamo Mini Fatina perché, perché sono mini. È un vero piacere conoscerti, Mini Fatina. Oh, wow! Ma questo bel letto è per me! Sì, certo! Lo abbiamo costruito per farti riposare! Ragazzi, lo adoro! Oh, siete davvero altruisti! È una torta di fragole di fata! Pensavamo che ti andasse uno spuntino dopo un lungo viaggio! La torta di fragole di fata è la mia preferita! È molto gentile da parte vostra! E... stavate anche cantando la canzone del ciao luminoso per me! Certo, perché sappiamo quanto ti piace la luce! E volevamo cantare una canzone per darti il benvenuto qui! Mi ha fatto sentire davvero la benvenuta! Voi ragazzi siete davvero dei veri amici fatati! Adesso voglio darvi qualcosa di super speciale per ringraziarvi! Ecco delle bellissime antenne luminose per tutti! Questo è... meraviglioso! Ragazzi, non ci credo! Mi illumino come una mosca fatata! Con un nuovo amico io brillerò. Con un nuovo amico io sorriderò. Che amico che sei, non ti perderò mai. Starò tutto il tempo con te. Mi fai sentir speciale, brillo ancora di più. Ho un vero amico, volo un po' più in su. Ho un vero amico, scopro cose in più. Tra le stelle sfrecciare potrai, e nel cielo brillerà la magia che hai in noi. Ho un vero amico, ho un vero amico. Che grande amico tu sei.